Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma. Il popolo del web si divide. Continuano le polemiche dopo il gavettone fatto da Tina Cipollari a Gemma Galgani. E il popolo del web si divide. Sono tanti gli utenti dei social che chiedono alla redazione di allontanare l'opinionista, ma sono anche in tanti ad appoggiare il suo comportamento, attribuendo la responsabilità di ciò che accade in puntata all'atteggiamento di Gemma Galgani. Tina contro Gemma, l'opinionista esagerata con i modi e i toni verso la dama del trono over. Sta facendo discutere il comportamento di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. La famosa opinionista, negli ultimi tempi, non risparmia nuove accuse alla dama del trono over, che a suo dire è solo una donna capricciosa in cerca di visibilità. Da anni ormai presenza fissa del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari ha sempre avuto carta bianca da parte della redazione e non le è mai stato imposto alcun divieto su come comportarsi o rivolgersi con le persone presenti durante le puntate. L'opinionista è talmente ben voluta che è stata scelta dagli autori del programma come nuova tronista. Ma Tina di recente ha oltrepassato i limiti. Il gavettone fatto a Gemma non è piaciuto ai telespettatori, che non hanno perso tempo a lanciare feroci critiche contro l'opinionista. Ricordiamo che Tina ha svuotato una bottiglietta d'acqua in testa a Gemma durante una recente puntata, scatenando indignazione e rabbia tra il pubblico. Ma non solo, grazie alle ultime anticipazioni emerse, abbiamo appreso che la Cipollari ha buttato una torta in faccia a Gemma Galgani. Tina contro Gemma, gli spettatori ancora furiosi per l'episodio del gavettone. A distanza di alcuni giorni dall'infelice episodio, non si placano sui social le critiche da parte degli utenti, che chiedono di tenere Tina fuori dalla trasmissione e per una volta di prendere le difese della povera Gemma. Il gavettone non è stato ancora dimenticato e sono molti gli utenti che accusano Tina di bullismo, ma sono anche arrabbiati perché Maria pare non abbia ancora preso provvedimenti per impedire che si ripetano episodi del genere. Qualcuno cerca anche di giustificare la conduttrice e afferma: non capisco Maria, cosa aspetti a mandare via dallo studio per sempre Tina? È diventata una pagliaccia ridicola. Che vergogna che è Tina, fuori dallo studio. La redazione farebbe bene a sottolineare che era tutto predisposto a dovere per aumentare l'audience. È dunque vero che si tratta di espedienti per alzare gli ascolti? Che sia vero o no, alcuni fans della trasmissione hanno detto apertamente che non gradiscono più le diatribe tra la Cipollari e la Galgani e chiedono a gran voce un ritorno del programma come era agli inizi, basato sui sentimenti e sulle emozioni. Tina contro Gemma, il popolo del web si divide. Finora la presenza di Tina Cipollari nel programma non è mai stata messa in discussione e anche dopo il gavettone e le critiche continua ad essere una presenza fissa della trasmissione. Il ruolo di tronista che ricoprirà a breve la pone sempre come tra le presenze favorite del programma e nonostante siano tanti gli utenti dei social che chiedono alla redazione di allontanare la Cipollari, c'è tuttavia anche chi la difende e dà la colpa di quanto accade in puntata all'atteggiamento di Gemma Galgani. Molti utenti sono convinti che la dama del trono over sia ancora lì perché spera di riconquistare Giorgio Manetti. Come andrà a finire? Maria è stanca di Tina e Gemma e prenderà dei provvedimenti prima che sia troppo tardi? Ma la domanda nasce spontanea: chi secondo voi ha ragione delle due?
A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.